lei, appunto, che gira con la telecamera, fa parte di questo film, dell'ambito. In quel periodo lì, Kate partecipa anche alla realizzazione di questo album, anche un altro album un tributo, in questo caso sempre c'è Sting, c'è Peter Gabriel, però questa volta sono canzoni di Gershwin. Lei canterà The Man I Love, quindi sceglie questa canzone. Questa, appunto, vi dicevo, le collaborazioni un po' più giocose di Rowan Atkinson. Questa invece è una rara foto con lei con il marito Danny McIntosh. Questo perché nel 1994, dopo appunto questa ultima esibizione a Top of the Pops, non la si vedrà per 12 anni, perché nel 2005 sarà interrotto il silenzio con l'album Ariel. Nel frattempo, nel 1998, nasce il suo figlio Albert, chiamato più affettuosamente come Bertie, che collaborerà anche con lei con dei cameo musica e vocale all'interno di alcune canzoni successive. Quindi abbiamo visto che l'artista è cresciuta a livello artistico, ha avuto modo di sperimentare, di mettersi in discussione tantissime volte. Quando però esce questo disco, che è un doppio, da una parte vuole richiamare Hounds of Love, perché è un doppio, insieme i due dischi durano 80 minuti. Il primo è intitolato Sea of Honey e il secondo è Sky of Honey. Il primo ha delle canzoni slegate una all'altra, il secondo invece è un flusso, come era stato appunto con Hounds of Love. Non avrà lo stesso successo di quel disco, perché nel frattempo sono cambiati tante cose in 12 anni. Però comunque, quando viene pubblicato il primo singolo, King of the Mountain, che questa è la copertina del singolo realizzata da Bertie, dal figlio, di questo disegno, arriva in top 10 in Inghilterra e anche in Italia. Quindi comunque, probabilmente era tanto attesa. La canzone richiama due personaggi in particolare. Elvis Presley, quindi parla un po' della morte di Elvis Presley. Dice Elvis out of somewhere, dice ma sei davvero da qualche parte, nelle solite leggende, il tizio non è morto, in realtà si ritrova chissà dove, con quale identità. E viene citato anche Rosebud, quindi c'è un collegamento a Quarto Potere di Orson Welles. L'ottava e penultima canzone della serata, King of the Mountain, appunto dall'album Era del 2005. La B-side del singolo è una cover di Sexual Healing di Marvin Gaye, quindi è anche una cosa che non ci aspetteremmo da lei, ma ha fatto anche una cover solo. King of the Mountain.